E ci siamo quasi, dicevo, è un po' un riagganciarci a quello che abbiamo iniziato a dire la settimana scorsa. Chiaramente, dicevo prima, questa è veramente la storia degli indiani d'America, quindi sono un po', oggi più che mai un susseguirsi di date, avvenimenti, guerre e quant'altro. In autunno magari volevo fare un ciclo ancora magari modulato su tre incontri, se riusciamo, su invece proprio la cultura indiana, quindi le tradizioni, i costumi, la vita quotidiana dell'indiana, che diventa anche qui un po' un'appendice di quello che diciamo in questi incontri. Siamo arrivati, bene o male, incomincerei appunto la chiacchierata di oggi, a metà del 1600. Abbiamo visto che di fatto nel Nord America gli attori principali sono di fatto tre: i francesi, gli inglesi e gli olandesi, no? Gli spagnoli, in un certo qual senso, sono un po' confinati al sud, non riusciranno mai a salire di più di dove sono arrivati. E appunto i russi avranno solamente una piccola parte, ma non significativa. Invece, gli olandesi, per esempio, sono presenti nel 1600 in modo notevole. Abbiamo visto la volta scorsa, comprato dagli indiani quella grande isola Manhattan, che diventa la nuova Amsterdam. E proprio in quella zona, nel 1641, il fatto che gli olandesi cercavano sempre di più di espandere i coloni, i loro campi, e che quindi invadevano sempre di più il territorio indiano, a un certo punto, quando il bestiame degli olandesi distrusse parecchi campi degli indiani, gli indiani, i Raritan, che abitavano sull'isola di Staten Island, isola molto famosa per chi conosce New York, famosa anche per, ma non faccio tante digressioni, ma famosa anche per gli italiani celebri che sono andati a vivere lì. Quindi i Raritan, che erano sull'isola di Staten Island, si irritano, diciamo, e per dimostrare un po' la loro forza, gli olandesi facevano continue incursioni nei villaggi, in quei villaggi attorno alla nuova Amsterdam e quindi in quelle isole frastagliate, appunto, che compongono il territorio che oggi chiamiamo New York. Nel 1643, quando un gruppo di Mohawk fuggì a Pavonia e a Nuova Amsterdam per cercare scampo, i soldati olandesi li trucidarono tutti, compresi donne e bambini, e infuriati da questo ennesimo massacro, gli indiani iniziarono a fare scorrerie in tutta la baia del Delaware, fino addirittura al fiume Connecticut, giungendo a porre quasi in assedio, la nuova Amsterdam. E a questo punto gli olandesi, cercarono, per difendere, New Amsterdam, costruirono un muro di difesa a sud dell'isola di Manhattan. Ovviamente il muro non c'è più, ma c'è ancora Wall Street, che si chiama non a caso Wall Street, perché lì c'era il muro che gli olandesi avevano edificato per difendersi dalle incursioni degli indiani. Scusate, ho chiacchierato un po', ma non vi ho fatto vedere la prima delle mie varie diapositive. La sommossa indiana durò più di un anno, e finché un esercito di soldati olandesi, coadiuvato dagli inglesi, iniziò una vera e propria campagna micidiale in tutta la regione, attaccando indiani, distruggendo villaggi e raccolte. E nel 1644 gli indiani vennero ridotti a un numero esiguo, stremati dalla fame, dovettero
arrendersi. La Compagnia Olandese delle Indie Occidentali allora cessò questo sterminio sistematico, anche perché i commercianti e gli agricoltori desideravano una stabilità economica e non questo divampare di una guerra senza fine. Lo stato di questa pace fra coloni e indiani durò fino al 1655. La violenza intanto si era spostata a nord, lungo il fiume Hudson. Anche qui gli indiani stanzianti, gli Esophus, si ribellarono contro gli agricoltori olandesi che vivevano di fatto in mezzo a loro e assaltarono la città di Wilderwijch, circondando gli insediamenti per cercare di cacciare i coloni. Ma quando una delegazione dei capi tribù degli Esophus arrivò a Wilderwijch, i soldati li trucidarono mentre dormivano. E per rappresaglia, gli indiani catturarono 8 soldati, li rinchiusero in una capanna e li bruciarono vivi. Per anni, quindi, anche lì i combattimenti si susseguivano e alla fine, nel 1649, la Lega delle Cinque Nazioni Irochesi iniziò una grande offensiva contro gli Uroni. Dicevamo l'altra volta che sia Irochesi che Uroni erano costituiti in una riunione di tribù, qui siamo nella parte, diremmo oggi, canadese del Nord America, e gli Uroni sfruttavano il territorio e si spostavano mano a mano. E chiaramente gli Irochesi vedevano sempre più ridotto i loro spazi e quindi incominciarono a combattere contro gli Uroni perché abbandonassero le loro terre. Intanto lì c'erano i francesi, in cui i gesuiti avevano creato dei veri e propri avamposti e gli irochesi attaccarono questi avamposti francesi, avendo anche la meglio, trucidarono molti preti gesuiti e intanto sconfissero sempre gli irochesi anche altre tribù che stanziavano in quei paraggi, i Tobacco, i Neutral, gli Iri. Vedete che sono nomi che poi sono andati nella geografia attuale. Tutte le tribù che si trovavano nelle vicinanze del territorio dei Seneca vennero praticamente annientate e poi gli attacchi degli Irochesi colpirono sempre più a ovest contro gli Ottawa, gli Illinois e i Miami. In inglese poi sono i Miami. Nel 1660 gli olandesi iniziarono un programma per domare la continua insurrezione degli indiani attorno al loro insediamento di New Amsterdam. La soluzione era quella di rapire i bambini agli indiani, portarli come ostaggi a New Amsterdam e costringere così le tribù, che in questo caso erano degli indiani Delaware, a un comportamento più remissivo. Le tribù deboli per poter resistere, alla fine ovviamente si piegarono ai voleri olandesi e gli Esophus, ricordando il massacro della loro prima delegazione, furono gli unici a rifiutarsi di venire a patti con gli olandesi. Allora gli olandesi fecero una razzia di Esophus che vennero venduti come schiavi nei Caraibi e praticamente rimasero pochissimi rappresentanti di questa tribù che accettarono ovviamente la pace. Ma quello stesso anno, siamo appunto nel 1660, gli inglesi occupano manu militare la nuova Olanda e soprattutto la nuova Amsterdam, New Amsterdam, la ribattezzano in Nuova York e praticamente finiscono così l'occupazione olandese di quel territorio. L'Inghilterra aveva anche ereditato il commercio delle pelli con gli irochesi, proprio dagli stessi olandesi, e cercarono di svilupparlo nella baia di Hudson. Il diritto che vantavano su quell'area si basava sul fatto che un certo Henry Hudson,
1610 aveva fatto una spedizione in quelle terre. Ma via terra erano stati invece Pierre Radisson e Sieur de Grosselier tra il 1668 e il 1669 a insediarsi e a creare la Compagnia della Baia di Hudson, che incominciò a sfruttare quella vasta zona, fra l'altro molto ricca di pellicce. E gli inglesi in quella zona incominciarono che invece di mandare i mercanti all'interno per raccogliere le pellicce e quindi rischiare anche la pelle, gli inglesi crearono delle stazioni commerciali alla foce dei grandi fiumi che scorrevano attraverso tutto il suolo di quello che adesso è il Canada, e proprio in quelle stazioni commerciali scambiavano con gli indiani le pelli. Le navi andavano e venivano di solito durante il periodo estivo, quando le acque erano sgombre dai ghiacci. E siccome le merci inglesi erano meno costose e di migliore qualità di quelle francesi, gli inglesi via via divennero i preferiti nel commercio da parte delle tribù indiane, che preferivano fare affari con gli inglesi che con i francesi. E i francesi, proprio nel 1672, avevano fondato la Compagnia della Nuova Francia, la Compagnia dei 100 associati, per dare una sistemazione alla colonia, favorire lo sviluppo del commercio, commercio in cui la Chiesa Cattolica aveva anche una partecipazione importante tramite i gesuiti. Qui invece sono andato avanti con la diapositiva perché, come vedete, non è il Canada, ma siamo più a sud, siamo lungo la costa atlantica, dove da più di 15.000 anni viveva una tribù pacifica di indiani, i Wampanoag. Wampanoag significa la gente della prima luce. E a metà del 1600 erano ancora 40.000 gli individui di questa tribù, che era distribuita in 67 villaggi e costituivano la nazione Wampanoag. I villaggi coprivano quella che è la East Coast, cioè l'attuale Cape Cod, le isole di Nantucket e di Martha's Vineyard. Sempre più pressati però dall'avanzare dei bianchi, nel 1662 i Wampanoag vennero sempre più ricacciati nelle foreste, e il loro capo, Filippo di Pakanoket, intuito il pericolo, incominciò a cercare alleanze contro l'invasione dei bianchi. Nel 1675 Wampanoag e Narragansett attaccarono la città della Nuova Inghilterra, questo è il New England, sono le prime colonie inglesi, ma avendo poche armi a disposizione vengono facilmente costretti alla resa dai coloni, coloni che poi costringono gli indiani a convertirsi al cristianesimo. Fu quella breve guerra denominata da lui, da King Philip, dal re Filippo, che chiaramente sconfitto venne decapitato dagli inglesi e la sua testa rimase esposta al pubblico a Plymouth per quasi 20 anni, quindi immaginate, e gli indiani Wampanoag e Narragansett, superstiti, verranno poi utilizzati dagli inglesi come traduttori indiani, e a loro incominciarono a insegnare a procurarsi gli scalpi. Gli spagnoli invece consideravano gli indiani pagani, e mentre facevano la fatica di salvargli l'anima predicandogli il cristianesimo, sfruttavano i loro raccolti, si facevano costruire chiese, accumulavano ricchezze personali vendendo il loro artigianato messicano in tutta Europa. La formula cristiana di salvezza richiedeva poi la soppressione di qualsiasi altra religione o culto indiano, e quindi fu proprio la religione la causa della principale ribellione degli indiani Pueblo che abitavano appunto queste regioni del Messico. I medici stregoni Pueblo
costretti a praticare ormai segretamente i loro antichi riti, erano contrari che gli spagnoli potessero prendere il predominio sul loro territorio. In più, la lunga serie di periodi di grande siccità a partire dal 1660 e le furiose razzie degli indiani Apache, da sempre nemici dei Pueblo, fecero dubitare un po' gli indiani, quelli convertiti, che la nuova religione fosse così efficace e fosse così importante, e quindi cominciarono a rivoltarsi, iniziarono a fare incursioni a sorpresa nei posti occupati dagli spagnoli, fecero prigionieri preti, cittadini, allevatori di bestiame che poi vennero anche trucidati. E un intero esercito di quasi 500 indiani Pueblo arrivò addirittura a Santa Fe, che, se vi ricordate quello che dicevamo la volta scorsa, Santa Fe è stata la prima grande città del Nord America fatta appunto dagli spagnoli. E i 500 indiani assediarono la città fino a che gli spagnoli, non potendone più, si arresero e fuggirono. Alla fine avevano il Pueblo ucciso qualcosa come 400 spagnoli, e gli indiani avevano ripreso il potere in quell'area, chiaramente sradicando qualsiasi segno di Spagna, di cultura spagnola e di religione. Ma ahimè, gli Apache continuavano a infuriare, la siccità non finire e i Pueblo man mano si indebolirono. Abbiamo comunque visto che durante quegli anni gli irochesi dominavano l'intero territorio, compreso tra il fiume Ottawa e il fiume Cumberland a sud e il lago Ontario fino al Maine. E nonostante oscillazioni e interruzioni, il commercio francese delle pellicce continuava a espandersi in nuove regioni alla ricerca di nuovi mercati, soprattutto lungo il corso del Mississippi, del Missouri, del Platte, del Red River. E fu proprio a causa della forte concorrenza economica, e territoriale che a questo punto si accese una furiosa guerra tra l'Inghilterra e la Francia lì nel Nord America. Spodestati di fatto gli olandesi, il mercato irochese si era andato via via indirizzando, come abbiamo detto, verso gli inglesi che offrivano merci a buon prezzo e di migliore qualità. I francesi incominciarono a essere infastiditi da questo crescente monopolio anglo-irochese nel commercio delle pellicce e all'intromissione di alcuni commercianti inglesi in quelle terre dove loro, i francesi, erano arrivati addirittura per primi. Ormai la potente lega irochese, con la sua posizione strategica, era la chiave per il dominio commerciale e militare di tutta la regione. E i francesi quindi incominciarono a premere sulle diverse tribù che facevano parte della Lega per costringerle, se non a un'alleanza, a una neutralità. Gli inglesi da parte loro temevano un'invasione dei francesi a nord, appoggiata dalla federazione degli indiani Abnaki. Gli incidenti che poi fecero precipitare gli eventi coinvolsero sia gli Abnaki che gli Irochesi. Gli Abnaki si infuriarono quando il governatore delle colonie inglesi del nord condusse una campagna militare contro la stazione commerciale francese nella baia di Penobscot nel 1688, pretendendone la sottomissione alla corona inglese. E nel frattempo una razzia irochese nel 1689 contro l'insediamento francese lungo il fiume San Lorenzo, in cui quasi 200 coloni vennero uccisi, fu il motivo per cui i francesi iniziarono la cosiddetta petite guerre, la piccola guerra, cioè una guerriglia, contro gli irochesi e gli insediamenti inglesi. Erano
piccole vittorie di uno o dell'altro che di fatto non spostavano la situazione. Gli irochesi rimasero grandi alleati degli inglesi e l'Inghilterra reagì con un attacco navale contro Port Royal nella Acadia francese, cioè quella che oggi è la Nuova Scozia, anche se gli inglesi non riuscirono mai a conquistare Quebec. Ma il ciclo di razzie contro razzie continuava e alla fine, nel 1697, l'Inghilterra e la Francia finirono questa guerra estremamente costosa e in fondo inutile, chiamata la guerra di Re Guglielmo, e firmarono il trattato di Ryswick. I francesi potevano ormai contare sul sostegno degli indiani al di là dei Monti Appalaci e sulla neutralità della Lega Irochese, e quindi disponevano di un vasto territorio a nord che era la Nuova Francia. A sud invece, come da cartina, a sud avevano gli insediamenti del Golfo del Messico, quella regione meridionale che avevano chiamata Louisiana perché era in onore di Re Luigi XIV, e poi erano alleati degli spagnoli in Florida per quei pochi territori che erano riusciti a strappare agli indiani locali, ai Seminoli. Nel 1701 poi ci fu l'autorizzazione reale per i coloni francesi a procurarsi schiavi da portare in Louisiana. Nel 1718 venne fondata la Nouvelle Orléans, la nuova Orléans, New Orleans, che divenne ben presto un centro commerciale molto vivace e laborioso dell'area. Nel 1702 una spedizione navale inglese attaccò l'insediamento spagnolo di San Agustín sulla costa orientale della Florida, e l'anno dopo una spedizione inglese della Carolina assalì le missioni spagnole nei Monti Appalaci nella Florida dell'Ovest. Insomma, nel corso di tutto il XVIII secolo gli Appalaci migrarono continuamente, trasferendosi nei nuovi villaggi al riparo dall'invasione bianca. E nella prima metà del Settecento anche gli Apache furono costretti a riunirsi in zone più ristrette e montagnose perché gli ancora agguerriti Comanche cominciarono a irrompere con regolarità crescente nelle grandi pianure. Per gran parte del Settecento i Navajo e i coloni ispanici del Nuovo Messico furono in pace tra di loro, alleati per resistere alle incursioni degli indiani Ute e dei Comanche del nord. Ma lo stato di guerra tra francesi e inglesi continuava e ben presto sfociò in quella che fu definita la guerra della regina Anna, guerra che finì con un trattato, il Trattato di Utrecht del 1713, in cui il re di Francia, Luigi XIV, stanco di quelle guerre fortemente indebitato, cedette definitivamente la Baia di Hudson e l'Acadia, cioè la Nuova Scotia, agli inglesi. Ma come era avvenuto già in passato, era una pace molto fragile e del tutto temporanea. Durante il conflitto franco-inglese, anche la Russia si era messa a sviluppare il suo commercio di pellicce. Il viaggio dell'esploratore Vitus Bering nel 1741 aveva praticamente aperto le porte all'attività dei promishelinki, che erano dei commercianti russi di pellicce che avevano esteso la loro attività dalla Siberia alla vicina Alaska. Intorno al 1884 i russi così fondarono il loro primo insediamento nel Nord America, sull'isola di Kodiak, divenendo il loro primo centro commerciale stagionale. In quel periodo l'Inghilterra non conosceva quanto fosse estesa la terra di Rupert, dal nome del principe Rupert, finanziatore e primo governatore della Compagnia della Baia di Hudson inglese.
Ma anche i francesi vantavano diritti, come abbiamo visto, sulla Baia di Hudson e mandarono parecchie spedizioni militari contro le stazioni commerciali degli inglesi, con anche qualche successo, finché dopo il 1713 e il Trattato di Utrecht abbandonarono queste imprese. Come vedete, quindi la storia di questa parte del Nord America, che è quello che oggi chiamiamo il Canada, è fatta proprio di queste continue tensioni tra francesi e inglesi, una storia che non è finita nemmeno ai giorni nostri. Scotennare il nemico era un'attività, un'usanza che più che altro era diffuso in poche zone del Nord America. Lo scalpo era solitamente considerato un trofeo e la scotennatura un gesto molto umiliante per il nemico che la subiva, perché in molte culture dei nativi indiani togliere lo scalpo significava impedire alla vittima di entrare nell'aldilà, perché lo scalpo era una specie di estensione dell'anima e per questo conservando un pezzo del corpo del nemico lo si obbligava a vagare disperatamente sulla terra anche dopo morto. Ma furono soprattutto i cacciatori bianchi a lanciare e a fare attecchire l'usanza di asportare lo scalpo, perché fecero un vero e proprio commercio per vendere questi macabri trofei appunto a chi ne era interessato. Probabilmente il primo ad avere l'idea di pagare agli indiani gli scalpi fu il governatore della Nuova Olanda che nel 1703 diciamo iniziò a creare questo macabro commercio. Nel corso del 1700 nel Massachusetts si pagava l'equivalente di 60 dollari per ogni scalpo indiano, mentre oltre la metà del secolo in Pennsylvania si offrivano 134 dollari per ogni scalpo di maschio indiano e 50 per quello di una donna. E dopo la guerra della regina Anna, i capi tribù irochesi erano preoccupati dell'avanzamento continuo dei francesi e dei loro alleati indiani che invadevano il territorio a nord sul corso inferiore del fiume Hudson. E fu durante questo periodo che William Johnson, commerciante di pellicce e grande speculatore, cominciò a cercare l'appoggio degli Irochesi e dei Mohawk, tra i quali si era insediato. Grazie agli sforzi di Johnson, un gruppo di Mohawk fecero delle incursioni sulle rotte dei rifornimenti francesi e durante la successiva guerra franco-indiana la sua amicizia con gli irochesi avrà un peso determinante per la vittoria finale degli inglesi. Intanto a sud le tribù anglofile dei Chickasaw e dei Cherokee guerreggiavano con i Choctaw e i Creek, disturbando le vie commerciali dei francesi. Ma la più intensa attività militare si svolse in Nuova Scotia durante quella che fu definita la guerra di Re Giorgio. Dopo alterne vicende, nel 1748 fu raggiunto un accordo di pace a Aix-la-Chapelle, secondo il quale, con sgomento dei coloni che avevano così lottato tanto, l'intero territorio venne restituito ai francesi perché l'Inghilterra otteneva invece l'insediamento di Madras in India. Ma ancora una volta, come era stato per la guerra di Re Guglielmo e quella della regina Anna, la pace fu soltanto un breve periodo transitorio. Nella seconda metà del 1700, i Cherokee della Virginia, delle Caroline e della Georgia erano d'accordo nel fornire guerrieri per la guerra franco-indiana, in cambio dell'impegno da parte dei coloni di proteggere le loro famiglie dalle ostilità degli indiani Creek e Choctaw. Nuovi posti di frontiera e guarnigioni erano sorti e minacciavano sul loro territorio i Cherokee. E dopo la costruzione dei fortini erano arrivati molti coloni che poi si accaparravano man mano i terreni. Comunque, anche sotto queste pressioni, i Cherokee
non avrebbero forse mosso guerra contro i loro alleati se non fosse accaduto un incidente che fece precipitare l'intera situazione. Un gruppo di Cherokee che aveva catturato alcuni cavalli selvatici venne aggredito e massacrato dagli abitanti della Virginia. Per vendicarsi, i Cherokee ammazzarono più di 20 coloni, dichiarando la loro indipendenza dal governo inglese. E il conflitto che seguì durò per parecchi anni. Ci vollero due eserciti per sconfiggere i Cherokee, che alla fine, ormai stanchi della guerra e affamati, si misero d'accordo per un trattato di pace in cui vennero costretti a cedere gran parte delle loro terre e accettare una frontiera che li separasse dall'uomo bianco. Così come i Cherokee, anche i Natchez, ultimi discendenti della grande cultura del sud-est, si sollevarono contro i francesi che vivevano ormai in mezzo a loro, dopo che il governatore della Louisiana decise di sgombrare il grande villaggio dei Natchez per farne una nuova piantagione. Ma la resistenza fallì e i francesi chiaramente ebbero la meglio, decimando l'intera tribù. Molti dei Natchez risparmiati dalla strage furono venduti come schiavi a Santo Domingo, altri si rifugiarono presso le tribù vicine, mentre altri piccoli gruppi si nascosero lungo il corso del Mississippi. Fu proprio nell'alta valle del Mississippi, in una zona boscosa, dove i Cheyenne entrarono in contatto con la prima volta con degli esploratori europei. In quel periodo abitavano prevalentemente nel Minnesota sudorientale. In seguito poi dovettero spostarsi gradualmente verso ovest, scacciati dalle loro terre, dagli indiani Chippewa e dai Dakota, che avevano già scoperto le armi da fuoco dai commercianti di pellicce. Durante questi spostamenti verso ovest, i Cheyenne vennero in contatto con alcune tribù sedentarie composte da coltivatori e cacciatori. Da queste tribù impararono a costruire capanne di terra, a coltivare grano, fagioli e zucche. Poi i Cheyenne scoprirono i cavalli che gli diedero la possibilità di sfuggire ai predoni Sioux, inoltrandosi nelle pianure che a loro volta offrivano bisonti e antilopi in abbondanza. E se a piedi era impossibile riuscire a seguire le mandrie e ancor meno superare le aride distese tra un corso d'acqua e l'altro, con il cavallo diventava estremamente fattibile tutto ciò. E dopo un breve periodo di pace, nel 1753, cominciò la guerra più estesa e la più decisiva di tutte le guerre del Nord America, la guerra franco-indiana. Dopo le cessioni alla Compagnia dell'Ohio dei territori della Virginia nel 1749, avventurieri, commercianti, coloni inglesi cominciarono a entrare a poco nella regione, al che la Francia riaffermò ancora una volta i propri diritti territoriali. Tra gli indiani francofili vi erano gli Ottawa, gli Algonchini, i Wyandot, i Nipissing, gli Ojibwe, i Potawatomi, i Sauk, i Shawnee, i Seneca. E anche i Delaware, che avevano perso i loro territori a causa dell'espansione degli inglesi, offrirono il loro appoggio ai francesi. Rispetto agli inglesi, che erano molto più numerosi, i francesi, con la loro popolazione coloniale, vennero considerati una minaccia minore per le proprietà indiane, ecco perché tanta alleanza con i francesi. Nell'autunno del 1753 il governatore della Virginia inviò un reparto sotto la guida di un maggiore ventunenne di nome George Washington per erigere un forte alla confluenza dei fiumi Ohio, Allegheny e Monongahela. Ci fu uno scontro in cui vennero uccisi 10 francesi e con quell'incidente di frontiera iniziò la guerra totale. Come reazione all'azione di Washington, i francesi riuscirono a impadronirsi del forte alle biforcazioni del fiume Ohio e denominarono il posto Fort Duquesne, che poi diventerà Fort Pitt e poi Pittsburgh,
la città di Pittsburgh. Questo insediamento divenne la base di tutte le loro operazioni, con un esercito di 900 soldati, tra cui diversi indiani, Delaware, Ottawa, Wyandot, Algonchini, Nipissing, Abnaki, Irochesi. E quindi i francesi permisero a George Washington e ai suoi uomini di andarsene dalla valle dell'Ohio, di tornare da dove venivano, cioè in Virginia, mantenendo il controllo dell'intero territorio. Gli inglesi si erano resi conto dell'importanza delle tribù irochesi per avere un successo militare nel nord e cercarono inutilmente il loro appoggio. A sud, invece, avevano ricevuto l'aiuto dei Chickasaw, che continuavano a ostacolare le rotte commerciali dei francesi e anche il sostegno dei Creek e dei Cherokee. Durante i primi anni di guerra, fino al 1758, i francesi e un gran numero di indiani, i loro alleati, avevano la meglio in questa guerra infinita. Poi gli inglesi riuscirono a conquistare Louisbourg in Acadia, sempre la Nuova Scotia, e da lì continuarono con vari successi. Quando poi cadde Montreal, Montreal, ogni speranza di vittoria per i francesi divenne vana. Si arrivò alla fine della guerra con il Trattato di Parigi del 1763, con cui la Francia dovette cedere la Nuova Francia e tutti i suoi territori a est del Mississippi, allora chiamata Pays des Illinois, dovette cederli all'Inghilterra. La Spagna, come contropartita per il passaggio della Florida all'Inghilterra, ricevette i territori francesi a ovest del Mississippi, la riva destra seguendo il corso del fiume, tra cui quindi la Louisiana, che la Francia aveva fondato e governato fino allora. La Francia continuava comunque ad avere un ruolo dominante nel commercio delle pellicce, sia i coureurs de bois, sia i Tovaia rimasero attivi anche dopo l'annessione spagnola della Louisiana. Quando la Spagna perse la Florida, molti Appalachi si trasferirono in Louisiana, si stabilirono sul Red River. Per quanto riguarda gli indiani che avevano lottato con i francesi, dovettero invece da quel momento collaborare con gli inglesi, ma anche quelle tribù che avevano appoggiato gli inglesi si trovarono in una posizione un po' precaria, in quanto i coloni inglesi non avevano ormai più bisogno di loro, anzi continuavano sempre di più ad espandersi sui loro territori. A partire dal 1775, quella che era iniziata come una ribellione delle 13 colonie britanniche contro la madrepatria, si trasformò poco a poco in un conflitto globale tra le grandi potenze europee. La Francia entrò in guerra a fianco degli americani, alleata con la Spagna e le Province Unite, cioè l'Olanda, cercando così di sfidare il predominio inglese e di ottenere un po' una rivincita dopo la sconfitta della guerra dei 7 anni. E la Gran Bretagna invece rafforzò il suo corpo di spedizione in America, reclutando numerosi contingenti di truppe mercenarie, per lo più tedesche. Dopo alterne vicende, la sconfitta britannica a Yorktown nel 1781 contro le forze franco-americane guidate dal generale George Washington segnò la svolta decisiva della guerra. Il Trattato di Parigi, firmato nel 1783, pose ufficialmente fine al conflitto. Con la pace, il Regno Unito dovette riconoscere che ormai esisteva una nuova realtà, gli Stati Uniti d'America. E così dovette cedere alla Francia il Senegal, Santa Lucia, Tobago, e mentre alla Spagna venne ridata la Florida e Minorca, e alle Province Unite le sue colonie in Asia. Gli Stati Uniti iniziarono a estendere i loro confini fino al Mississippi, e il trattato gli conferiva anche il controllo dell'intero Illinois. Ormai a combattere gli indiani non c'erano più gli europei divisi tra di loro, ma una nuova, giovane nazione tutta americana. E una
delle prime mosse del nuovo Stato, gli Stati Uniti d'America, fu quello di consolidare le proprie posizioni nei confronti dei nativi, costringendoli a firmare trattati che di fatto sancivano ufficialmente il passaggio dei loro territori all'Unione. E già nel 1778 fu stipulato il primo trattato con i Delaware, nell'agosto del 1795 con i Suoni e i Miami, e furono costretti tutti a firmare il trattato di Greenville, con il quale perdevano 60.000 chilometri quadrati del loro territorio. Dal 1786, quando gli spagnoli firmarono un trattato ufficiale con i Comanci, lo stato di guerra con i Navajo fu costante. Con il pretesto di convertirli al cristianesimo, donne e bambini Navajo venivano imbarcati come schiavi per il Messico. I Navajo si rifecero portando via gente dai villaggi e alcuni insediamenti di missionari dovettero essere abbandonati per i continui attacchi. Nell'insieme, i territori principali dei Navajo rimasero a lungo dei territori di fatto inespugnabili. Ma intanto in Florida, i Seminole nel 1790 avevano proclamato l'indipendenza della loro nazione, dei Seminole di Florida. E qui erano confluite varie tribù indiane, alcune migliaia di schiavi ribelli e parecchi europei convertiti. Con un esercito incredibile e tre navi, sbaragliarono gli spagnoli e poi dichiararono guerra agli Stati Uniti. I Seminole avevano accolto da sempre gli schiavi neri che fuggivano. Al contrario delle tribù nomadi, guerrieri del nord, come i Creek, che catturavano questi uomini e li tenevano nuovamente come schiavi, i Seminole accettavano gradualmente i membri del loro popolo, celebravano matrimoni misti. Dare in schiavitù una parte del popolo era un'idea che i Seminole non potevano nemmeno concepire. Ma gli americani ovviamente non sopportavano che centinaia di schiavi neri potessero scappare dalle piantagioni e trovare un rifugio sicuro presso i Seminole in Florida, dove costruivano villaggi di marrones, di schiavi quindi fuggitivi. Gli Stati Uniti quindi ordinarono che gli schiavi venissero restituiti e i Seminole praticamente gli risposero: vabbè, li volete? Veniteveli a prendere. E quindi vennero combattute delle vere e proprie guerre, le guerre Seminole, piene di massacri, di tradimenti, di deportazioni, che durarono fino a tutto il 1860, quando ancora poche centinaia di indiani e marrones resistevano asserragliati nelle immense paludi della Florida. Un'impresa militare che costò agli Stati Uniti d'America più di 40 milioni di dollari da allora, una cifra enorme a quei tempi, e ahimè migliaia di morti. In assoluto fu la guerra indiana più costosa in termini di denaro e di caduti. Durante quegli anni anche il governo statunitense aveva una parte nel commercio delle pellicce, in quanto organizzava una rete di ditte commerciali governative chiamata Factory System. Durante gli anni, dal 1790 al 1799, il Congresso promulgò quattro leggi di commercio e di traffici riguardanti i rapporti con gli indiani. Leggi che prevedevano l'assunzione di agenti indiani, la concessione a commercianti federali di poter trattare con gli indiani per le pellicce, ma intanto qualcosa era profondamente cambiato. Gli indiani non potevano più giocare sulle alleanze inserendosi come prima nelle rivalità tra i francesi, gli inglesi, gli olandesi, gli spagnoli. Ora il mondo era decisamente cambiato e in Nord America per i nativi esisteva ormai un'unica controparte, gli Stati Uniti d'America. Nel 1785, sulla carta veniva scritto che il Congresso non vuole alcuna delle vostre terre né qualsiasi altra cosa che vi appartenga. Questo deve essere considerato come un atto umanitario
e generoso da parte nostra, noi, gli Stati Uniti di America. Per questo il giovane capo della tribù Shawnee Tecumseh, che vuol dire stella cadente o cometa fiammeggiante, iniziò un lungo viaggio per tutto il Nord America per cercare di convincere gli altri capi a creare uno stato indiano nel quale riunire tutte le tribù per poter fronteggiare uno contro uno il nuovo grande stato bianco del Nord America. Ma il 1 ottobre del 1800, Napoleone Bonaparte, in spregio agli accordi di Parigi del 1763, completò l'acquisizione della Louisiana dalla Spagna, ma la cosa fu tenuta segreta e la Spagna continuò a gestire quel territorio in sordina. Poi il 30 aprile del 1803 la Francia si accordò con gli Stati Uniti e vendette la Louisiana agli americani. Ma neppure gli Stati Uniti presero possesso di quella vasta area e gli spagnoli continuarono a governarla come se nulla fosse. Dopo però l'acquisto statunitense partirono delle spedizioni per l'esplorazione di questo nuovo territorio, nonostante la contrarietà degli spagnoli, e avvenne così il primo contatto ufficiale degli statunitensi con i Sioux. Negli Stati Uniti il commercio delle pellicce aveva cominciato ad espandersi già nei primi del XIX secolo. Nel 1808 John Jacob Astor fondò la Compagnia Americana delle Pellicce, alla quale seguirono varie consociate, tra cui la Compagnia delle Pellicce del Pacifico, con una stazione commerciale importante ad Astoria, in Oregon, e la Compagnia del Sud-Ovest, che operava nei Grandi Lati. Questo libro è bellissimo, è il primo multimilionario americano, John Jacob Astor, appunto. Nel 1816 il Congresso promulgò una legge che escluse i mercanti inglesi dal territorio degli Stati Uniti e un anno dopo la famiglia Chouteau, originaria di New Orleans, fondò la Compagnia delle Pellicce di St. Louis, Missouri. Ambedue le imprese finanziarono spedizioni nelle terre ignote dell'Ovest e quando John Jacob Astor morì nel 1848 era diventato l'uomo più ricco d'America. Un altro imprenditore americano, William Henry Ashley, divenne una potenza economica e accumulò un patrimonio con le sue pellicce, partecipando a diverse spedizioni, specie sulle montagne rocciose. Molti uomini che lavorarono e trattarono con lui vennero poi chiamati i Mountain Men, gli uomini delle montagne. Attivi come cacciatori e mercanti negli anni 20 e 30 dell'Ottocento, viaggiarono lungo i sentieri e i passaggi indiani dell'Ovest. Come i voyageurs e i coureurs de bois francesi, i Mountain Men approfittarono dei contatti con gli indiani per imparare le tecniche di sopravvivenza in quelle terre selvagge. E per quanto riguarda lo stile di vita, fra tutti i coloni bianchi del Nord America, gli uomini delle montagne furono quelli che assomigliavano di più per costumi agli stessi indiani. L'esplorazione si rivolse ad ovest, verso il Pacifico, e ondate sempre nuove di coloni cercarono di conquistare queste terre, avventurieri, cercatori si rovesciarono verso la costa, passando per le terre degli indiani Paiute. Una colonia di mormoni, stabilitisi nella Carson Valley, fondò la città di Salt Lake City nel 1847 e nel 1850 erano stati riconosciuti dal governo di Washington come fondatori del territorio dello Utah e poi del Nevada. Intanto però l'avanzata dei bianchi stava scacciando gli indiani Paiute dalle zone più fertili, li stava facendo regredire allo stadio di cacciatori e raccoglitori nomadi. E la stessa involuzione toccava anche ai Comanche sotto la spinta espansionistica dei Dakota Sioux.
I Paiute reagirono violentemente nella cosiddetta guerra Shoshone nel 1854, si batterono con il coraggio della disperazione contro lo strapotere dei bianchi e la loro sconfitta segnò anche l'inizio di una fase storica nuova, già conosciuta da molte tribù delle praterie, la deportazione nelle riserve. Ma i venti di guerra tra il giovane Stato statunitense e l'impero britannico non erano per nulla finiti. Il commercio statunitense aveva subito gli effetti negativi del blocco dei porti francesi da parte dei britannici e per ritorsione gli Stati Uniti decisero di chiudere i porti alle merci britanniche. Vedete che i contrasti economici sono di lunga data. Le sanzioni sono un fatto storico. Inoltre, l'espansione americana ad ovest era sgradita e ostacolata dalle popolazioni indiane di quei territori che potevano contare sull'appoggio dei britannici. Così, il 18 giugno del 1812, gli Stati Uniti dichiararono guerra agli inglesi che avevano come alleati gli indiani Sauk, capeggiati da lui, Black Hawk, Falco Nero, e dai Pelle Rossa Shawnee del grande capo Tecumseh, quello che cercava di fondare un grande stato indiano d'America, che morì proprio in una delle battaglie, quella di Thames, del 5 ottobre del 1813. Nel 1814 i britannici tentarono di prendere di nuovo lo stato di New York, occuparono Washington, bruciarono la casa del governatore, che divenne poi Casa Bianca, proprio perché quando poi fu ricostruita venne tinteggiata di bianco e divenne la famosa Casa Bianca di Washington che ancora oggi ammiriamo. Durante l'assedio fu anche bombardata Baltimora e durante quegli eventi fu scritto l'inno statunitense, quello che ancora oggi sentiamo nelle manifestazioni ufficiali. Ma quando questa guerra tra britannici e statunitensi finì, di fatto le cose non erano cambiate per nulla. Ancora nel 1823 i Seminole controllavano con altre tribù la valle del Mississippi, la maggioranza del territorio della Florida, ma proprio in quell'anno alcuni capi vendettero al governo di Washington tutto il nord della Florida per 6.000 dollari in merci e in una rendita annuale di 5.000 dollari ai loro capi. Nel 1790 George Washington aveva assicurato gli indiani Cherokee: in futuro non potrete essere privati mai delle vostre terre. Il nuovo governo proteggerà tutti i vostri diritti. Gli Stati Uniti saranno onesti e manterranno i loro impegni. E anche il presidente Jefferson aggiunse: sinceramente, auguro a tutti voi di avere successo nei vostri lodevoli sforzi per salvare ciò che resta della vostra nazione e di potervi dedicare a laboriose occupazioni sotto un governo basato sulla legge. In questo potrete sempre far conto sui consigli, l'assistenza e la benevolenza degli Stati Uniti d'America. Così nel 1827 i Cherokee proclamarono la loro nazione Cherokee, un territorio in una regione tra il Tennessee, la Georgia, l'Alabama, in North Carolina, con capitale New Echota in Georgia, fondata nel 1826. Ma nonostante i buoni intendimenti, quello stato venne subito ritenuto illegale dal governo degli Stati Uniti, che non poteva permettere la creazione di una nazione autonoma dentro i propri confini. E poi nel 1830, nel territorio dei Cherokee, era stato scoperto anche l'oro. Era presidente degli Stati Uniti Andrew Jackson, chiamato dagli indiani coltello affilato, perché durante la sua carriera
militare, insieme ai suoi soldati, aveva trucidato migliaia di indiani. Jackson fece emanare una legge, The Indian Removal Act, che decretava la deportazione delle tribù del sud-est, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, Seminole. Tutte queste furono costrette a lasciare le loro terre e a trasferirsi ad ovest del grande fiume Mississippi. In esecuzione dell'Indian Removal Act, il 9 maggio del 1832, alcuni capi dei Seminole siglarono il trattato di Payne's Landing, mediante il quale gli indiani, dietro compenso di 15.400 dollari, capi di vestiario, coperte, eccetera, accettavano di essere confinati più a oriente, insieme alla tribù dei Creek. L'accordo però non venne riconosciuto da Osceola, il vero capo dei Seminole, che continuò la lotta contro i bianchi opponendo una strenua resistenza. Alla fine, nel 1835, l'esercito americano intercettò presso il fiume Withlacoochee circa 250 seminole guidati da Osceola e ci fu un duro combattimento che costò la perdita agli americani di 50 uomini, mentre i seminole ne persero più di 80. Il grande capo Osceola fu arrestato, imprigionato a Fort Moultrie, dove il 30 gennaio del 1838 morì minato da una banale malattia. Intanto, nel 1834, il Congresso degli Stati Uniti aveva approvato la legge per regolare il commercio e i rapporti con le tribù indiane e mantenere la pace alle frontiere. Tutto il territorio ad ovest del Mississippi, e non compreso negli stati del Missouri, Louisiana, Arkansas, apparteneva agli indiani. Nessun bianco privo di licenza o permesso avrebbe potuto entrare, risiedere o attraversare il territorio indiano pena l'intervento delle forze armate. Ma prima che queste leggi entrassero in vigore, un'ondata di coloni calò verso l'ovest e creò gli stati del Wisconsin e dell'Iowa. E questo costrinse il governo a spostare di nuovo i confini di riferimento dal fiume Mississippi al 95° meridiano. Per rispettare questi confini vennero creati alcuni presidi militari e l'esercito venne incaricato di sorvegliare le riserve. Divenne legge anche il divieto di vendita di alcol agli indiani, ma sul fiume North Platte, nel Wyoming, venne fondato Fort Laramie, un'importante base per il commercio delle pellicce in cui si recavano regolarmente bande di Cheyenne, Arapaho e Sioux. Un nuovo trattato, imposto nel 1835, sanciva che i firmatari rinunciavano a tutte le rivendicazioni delle nazioni indiane sulle loro terre ad est del Mississippi e Jackson fu addirittura profondamente colpito dalla propria generosità e in un discorso ufficiale disse: "Sento di aver fatto il mio dovere nei confronti dei nostri figli rossi. Ogni possibile fallimento rispetto alle mie buone intenzioni non potrà essere attribuito a me, ma al fatto che loro non sono stati capaci di assolvere ai doveri verso se stessi. Noi a questi figli della foresta diamo l'opportunità di migliorare la loro condizione in una terra ignota, come avevano fatto i nostri antenati, ma persino provvediamo a sostenere il costo del loro allontanamento, un gesto colmo di sentimenti amichevoli che migliaia di persone della nostra stessa gente accetterebbe lietamente se solo fosse offerto anche a loro." Beh, intanto un giovane marinaio, un certo Samuel Colt, nel 1836 aveva inventato la prima pistola revolver, cioè che dava più colpi ruotando, che diventerà l'arma per eccellenza del West, di cui i Texas Rangers furono i primi utilizzatori, ne fecero subito le spese gli indiani che in quegli anni erano falcidiati anche da soventi epidemie di vaiolo. Un terzo
della popolazione dei Blackfeet, dei piedi neri, e metà degli Dazza e dei Mandan vennero contagiati e morirono proprio in quegli anni per il vaiolo. A seguito della scoperta di vasti giacimenti d'oro, nel 1838 venne definitivamente confiscato il territorio ai Cherokee. Per evitare ribellioni, i soldati americani li accerchiarono e li condussero, rinchiudendoli, nei campi di concentramento. Alla fine gli venne imposto di spostarsi in Oklahoma. Inutili furono le proteste, le petizioni lanciate dai nativi. La tribù fu costretta a partire lungo quella che fu chiamata la pista delle lacrime. La deportazione della tribù degli indiani Cherokee fu una delle più amare tragedie della storia americana, dove almeno un quarto della popolazione morì lungo il viaggio, a causa del freddo, delle malattie e dello sfinimento. Quelli che raggiunsero l'Oklahoma non si persero però d'animo, si adattarono alla nuova condizione e cominciarono a ricostruire dal principio le loro case, le scuole, le fattorie. Il mercato delle pellicce però iniziò un periodo di declino proprio dal 1840, dovuto al fatto che il cappello di pelliccia di castoro ormai era fuori moda, e oltre alla moda anche altri fattori provocarono la fine del boom delle pellicce: la distruzione degli animali in modo eccessivo, l'aumento degli insediamenti agricoli dei nuovi coloni che scacciava gli animali sempre più lontano. Si era rotto quel precedente equilibrio naturale e il territorio si stava trasformando velocemente anche con il comparire della ferrovia. Per il governo federale degli Stati Uniti, che prese possesso del Nuovo Messico nel 1840, il genere di vita degli Apache basato sulle incursioni e le razzie era intollerabile. Il Sud era inquieto. Nel 1846 infuriava la guerra messicana provocata dall'annessione dei Texas agli Stati Uniti, che muoveva ormai il proprio esercito lungo il sentiero di Santa Fe, minacciando proprio da vicino la provincia del Nuovo Messico. Durante la conquista delle città messicane, gli abitanti, sia messicani che inglesi, ricevettero garanzia di protezioni perché divennero immediatamente cittadini degli Stati Uniti, quindi protezione contro gli indiani che sarebbero stati puniti per qualsiasi azione compiuta contro di loro. Alla fine, il 2 febbraio del 48, venne firmato il trattato tra il Messico e gli Stati Uniti, con il quale il Nuovo Messico, l'Arizona, lo Utah, il Nevada e la California passavano agli Stati Uniti per 15 milioni di dollari, che per allora era una cifra incredibile, ma gli americani, già che c'erano, si presero anche le terre degli indiani Apache. Nel 1848 era stato scoperto l'oro in California. Carovane di coloni invasero le pianure dirette a ovest. I politici di Washington inventarono così la teoria del destino manifesto. Gli europei, i loro discendenti, quindi anche gli americani, erano chiamati dal destino manifesto a governare tutta l'America. Sono la razza dominante, quindi sono i responsabili degli indiani insieme alle loro terre, alle foreste e alle ricchezze minerali. Entrati in contatto con le spedizioni verso la California, per qualche tempo gli Ute si illusero di poter convivere in modo soddisfacente con i coloni, ma in breve tempo la situazione peggiorò sia per l'insorgere tra gli Ute di malattie che erano state portate dai coloni, sia per le difficoltà che creavano i mormoni al traffico di schiavi che aveva arricchito i più importanti capi Ute nel decennio precedente, sia poi per l'afflusso costante di nuovi coloni nelle terre degli indiani e la prepotenza dimostrata da molti dei nuovi venuti. Gli Ute insorsero nel 1853, ma i mormoni riuscirono già a maggio del 54 a rapacificarli. Tra il 50 e il 53 le tribù dell'Ovest, Sioux, Cheyenne, Arapaho, Crow, Comanche e Apache,
convinti che l'esercito li avrebbe protetti dai pionieri, firmarono trattati per la costruzione di strati e forti nei loro territori. E la risposta fu sempre la stessa. Esercito e pionieri invasero i territori, relegando le tribù in territori del tutto insufficienti. Iniziava un periodo in cui gli indiani ingaggiarono una serie di attacchi sia contro l'esercito che contro i pionieri. Scoperto l'oro anche nel Colorado nel 1854, vennero creati due nuovi vasti territori, Kansas e Nebraska, mentre nel 1858 anche il Minnesota diventava uno stato e il suo limitare sconfinava oltre il 95° meridiano di un centinaio di chilometri. Nella primavera del 1858 venne scoperto l'oro alla sorgente del fiume Arkansas e nel giro di un anno circa 100.000 persone si riversarono nella valle del fiume Platte presso le Smoky Hills in tutto l'Arkansas. L'oro si rivelerà scarsissimo, ma ormai la grande invasione era stata fatta.